diamo il buongiorno al nostro doc Corrado Paolizzi. Ciao Corrado. Buongiorno doc. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vedi, noi Andrea ieri ha preso l'appuntamento, quindi insomma, non, cioè, questi 10 minuti che ti rubiamo, speriamo che non siano troppo rubati ai tanti pazienti che immaginiamo ti inseguano in questi giorni. Ecco, partiamo proprio da questa gran mole di lavoro. Oggi ho visto anche alcune tue dichiarazioni sul Resto del Carlino, se non sbaglio, dove parli anche delle tante richieste che stanno subissando i medici di base. Sì, Resto del Carlino oggi, Corriere di Romagna la settimana scorsa, perché in effetti siamo soffocati da richieste che non sono di nostra competenza. Non voglio dire che non siano importanti, ci mancherebbe, è l'attività del Dipartimento di Sanità Pubblica, l'ex ufficio di Dene, però non sono la nostra attività. Il medico di famiglia serve a fare diagnosi, a visitare le persone innanzitutto, a far diagnosi, a far terapia, a monitorare i pazienti cronici, controllare com'è che vanno e a stimolare la medicina preventiva. Queste, secondo me, sono le nostre funzioni principali. In questo momento rischiamo davvero di essere concretamente distratti da questi nostri compiti, con grande pericolo per la salute pubblica. La salute pubblica non relativa al Covid, quella spizza del tipo: signora, si ricorda che deve fare la prevenzione per il cancro al seno, oppure il paziente che semmai non riesce a prendere la linea o non sa messaggiare, perché ci sono dopo queste obiettive difficoltà, e c'è semmai un referto di analisi fatte con un sangue occulto nelle feci positivo. Sono cose pericolosissime e noi rischiamo di essere distratti da questo, distratti per la mole di lavoro burocratico che ci è stato scaricato. Una cosa ti tengo a chiarire: non è una questione di Rimini solamente, è una questione diffusa in tutta Italia, basta prendere qualsiasi giornale a tiratura nazionale e si scopre che è così. E quindi rischiamo appunto di essere distratti dal nostro lavoro principale. Io la domanda che farei a qualsiasi vostro radioascoltatore non medico è: ma tu che medico vuoi? Quello che ti sistema la questione del Green Pass, che non è compito suo, è una cosa burocratica, come se mi chiedessi di sistemarti la patente o il porto d'armi, tanto per intenderci, oppure vuoi quello che sia pronto a visitarti in caso di bisogno? Non solo, tutto questo amore di lavoro, anche se a volte leggo cose veramente offensive, viene mina il nostro giusto ristoro. Non lo voglio chiamare riposo, perché riposo uno potrebbe dire: ma come, c'era fuori discorsi triti e ritriti. Il ristoro sarebbe, che cos'è? Ristorarsi, tornare ad una situazione stabile, mentale e fisica, ma soprattutto mentale, per poter affrontare uno dei lavori più stressanti del mondo, che se ne scrivono sui social network, rimane tra quelli con la più alta percentuale di suicidio da sempre, non da Covid, da sempre. Diciamo, Corrado, una situazione molto molto complicata, ne abbiamo parlato tante volte in questi 2 anni, forse adesso siamo arrivati all'esasperazione, perché poi con le nuove regole, tu questa mattina ad esempio fai presente come tanti over 50, magari non solo dei tuoi pazienti ma anche sentendo con i colleghi, ci provino nuovamente. Magari fino adesso dicevano: vabbè, facciamo i tamponi per continuare la nostra vita, ora con l'obbligo invece tornano a bussare alle porte dei loro medici di famiglia per provare a chiedere l'esenzione. Sì, che poi tra l'altro il medico di famiglia non dà l'esenzione, il medico di famiglia dovrà certificare delle malattie che, a mio avviso, sono quelle riportate nelle schede tecniche, quindi il documento ufficiale, come pericolose, come situazioni pericolose da valutare attentamente in caso di somministrazione di un farmaco. Faccio un esempio più pratico: è come dare un'aspirina a uno che ha un'ulcera gastrica. Noi dobbiamo dire: guardate che questo ha un'ulcera gastrica, forse non è il caso di dargli l'aspirina. Ma poi deve andare in una commissione che deve essere per forza parte terza, perché la vecchia edizione di medico di famiglia giustamente ti dice di un medico che è compenetrato nella struttura della famiglia, ok? Tanto è vero, faccio un altro esempio cretino: se io faccio al mio paziente un certificato di invalidità per avere l'invalidità civile, quello va poi in una commissione. Perché? Perché giustamente il medico di base, è vero che dichiara sempre
la verità, però potrebbe essere anche indotto per buona, per amore verso i propri pazienti, e quindi è una cosa che non doveva essere fatta. L'errore è del governo. Corrado, siamo in un momento in cui le norme si rincorrono una dopo l'altra a livello nazionale, a livello anche regionale, le novità, e molti cittadini sono un po' in una situazione di caos, non sanno bene come comportarsi. L'ultima novità, quella ad esempio del tampone di fine quarantena, di fine isolamento in farmacia, le stesse farmacie ancora non tutte sanno bene come devono comportarsi. Hai avuto anche richieste di questo tipo? Ma io posso andare a fare il tampone in farmacia oppure mi deve chiamare l'ASL? Penso di averne ricevute già 10 questa mattina, e non è un numero a caso, ma potrei anche testimoniarlo. Allora vai, spiegalo, che così magari raggiungiamo ancora un come pubblico funziona, più ampio. Anche perché... Allora, esatto. funziona che il medico di famiglia ha un elenco da portale dell'ASL di pazienti che sono risultati positivi e che dopo un certo periodo, in base a vaccinazione, non vaccinazione, comunque diciamo, per non far confusione, al decimo giorno dell'inizio dei sintomi, dopo almeno 3 giorni di completa asintomaticità, si può chiedere il cosiddetto tampone di guarigione. A questo punto, una volta chiesto, il paziente è autorizzato ad andare in farmacia o ad andare all'ASL. Se ho ben capito, io consiglio a tutti i miei pazienti di andare al Colosseo. Perché? Perché tra l'altro, perdonate, ma mi sembra una sciocchezza. Vi spiego, un paziente che sta poco bene non deve andare in farmacia a fare il primo tampone, quello, diciamo per curiosità, che bypassa anche la richiesta del medico. Prende di sua iniziativa, va in farmacia, vado a fare il tampone. Non deve, perché è un paziente sintomatico, ha dei sintomi. Si mette in fila fuori dalla farmacia, rischia di attaccare la farmacista, che è la cosa grave anche questa. Bisogna tutelare anche i farmacisti, che hanno svolto una funzione importantissima. Bene, arriviamo che ha il tampone positivo, cioè si fa la sua malattia, gli diamo le cure di supporto, il paziente sta sempre meglio, dopodiché andiamo a vedere se è negativo, se si è negativizzato. Ma logica, lo chiedo a voi che non siete medici, logica, quel paziente è sicuramente già negativo o potrebbe essere ancora positivo? Io anche per esperienza personale so di tanti che dopo giorni da asintomatico sono andati a fare il tampone e sono risultati ancora positivi. Già. E allora io mi chiedo, per quale motivo prima non può andare in farmacia e poi, semplicemente perché è senza sintomi, ma potrebbe essere ancora positivo, quindi averselo tra naso e gola, uno starnuto, un colpo di tosse mentre si abbassa la mascherina e le fanno il tampone, è in testa il povero farmacista? È illogico anche quello. Anche la modalità, sì, in effetti ci sono tanti paradossi, possiamo dircelo. Però Corrado, ci confermi che sia nel caso poi sia la farmacia o sia appunto il drive-thru, come ormai abbiamo imparato a chiamarlo, serve comunque la prescrizione medica, cioè nel senso per la fine isolamento o quarantena. Esatto. Ecco, quando diciamo prescrizione medica, vi prego, non facciamo confusione con una ricetta. Non è una ricetta, è semplicemente il medico che ha valutato il caso su questo portale, clicca la richiesta del tampone di guarigione scrivendo in che giorno fa il monitoraggio e se il paziente prima era semplicemente un positivo o era un sintomatico. Perfetto, quindi è una richiesta che però deve fare il medico, perché nei giorni scorsi insomma da parte dell'ASL c'è stata proprio la chiarezza: non venite senza insomma richiesta medica, perché altrimenti il tampone non ve lo facciamo. Allora qualcuno ha pensato, vabbè, allora vado in farmacia, invece no, anche per la farmacia. Però in questo caso parliamo dell'isolamento, perché per la quarantena è diversa la cosa. Invece è un pochettino diversa, però siccome data la grande confusione che c'è, alle volte capita che i pazienti positivi o non arrivino su questo portale o ci siano dei momenti di stallo nella comunicazione tra farmacia e ufficio di igiene, e ufficio di igiene è nostra cartella, ok? Tutto. Quindi è capitato che qualche collega abbia fatto la richiesta a mano per poi mandarli al drive-thru. Non so quanto possa essere
giusto, però sicuramente è un tentativo per dare una risposta alla popolazione che ha bisogno di risposte. Certo, già meglio che, che andarci senza nulla e magari far infuriare coloro che sono in code e hanno la loro prenotazione. Corrado, un altro aspetto che ci è stato sollecitato in questi giorni, perché so che anche lì come medici di famiglia poi siete coinvolti, a fronte delle nuove regole, se tu sei vaccinato con dose booster, facciamo proprio il caso di uno che si è vaccinato, fa tutto quello che deve fare, in famiglia si presenta un positivo, quella persona non è costretta, diciamo, alla quarantena, deve fare questa auto-osservazione per 5 giorni e quant'altro. Esatto. Ecco, ma in quei 5 giorni lei continua ad andare al lavoro a fare con le sue FFP2. Cose. Sappiamo però di tante persone che ci dicono: ma come? Magari ho mio marito, ho mio figlio che è positivo, vorrei starmene a casa, però in realtà voi come medici di famiglia non potete fare un certificato di malattia, giusto? Allora, vai. Mettiamo alcuni puntini. I provvedimenti di quarantena o isolamento li può emettere solamente il Dipartimento di Sanità Pubblica. Li può emettere e li può revocare solamente il Dipartimento di Sanità Pubblica. E questo è un dato di fatto. Il medico di base, se non ha il provvedimento di quarantena, non può fare certificazione di malattia. Ma i pazienti, i cittadini devono sapere che, per quello che io sono a conoscenza oggi, il governo ancora non ha fatto un decreto per andare a coprire il periodo di quarantena, cioè di pagare il certificato di malattia basato sulla quarantena. Ok? Quindi in questo momento c'è anche questo problemino qui. Se un cristiano potrebbe farsi fare il certificato di malattia dal medico, il medico giustamente lo fa perché non è che è tenuto a dar tutte le comunicazioni, perché è una roba del governo, dell'INPS, non posso fare io il galoppino di queste due situazioni. Benissimo, rischia semmai poi tra qualche mese dire: dottore, semmai con una bella parolaccia che si usa come intercalare, ma lo sa che non mi hanno pagato? Non mi pagano perché non c'è la tutela. Non è un problema medico. Quindi io già ieri, per esempio, mi ricordo a una paziente che mi ha chiesto il numero, ho detto: guarda, io se vuoi te lo faccio, perché tanto provvedimento di quarantena l'ho visto, sappi però che rischi di non essere pagata, allora faccio una cosa, dottore, mi prendo le ferie. Ok? Altra cosa è l'isolamento. L'isolamento si basa spesso sulla presenza di sintomi. Perché io ti faccio il certificato Mona Murazzani sotto sindrome parainfluenzale, o quel diavolo che la paziente mi racconta, con tampone Covid positivo. Se ha fatto solamente un tampone e ancora non vedo provvedimento di isolamento dell'ASL. Oppure sindrome parainfluenzale con provvedimento di isolamento dell'ASL Romagna e il numero di protocollo. Quello è una malattia. Quella è una malattia. Addirittura faccio un esempio sciocco. E tu potresti avere il raffreddore, tampone positivo, ti negativisti al tampone, non so come abbia fatto, semmai con un auto tampone fatto, perché se stai ancora male io non posso chiederti certificato di guarigione, benissimo, e ti continua a lasciare a casa perché tu stai male. Se tu hai una gamba rotta e sei il tampone positivo per il Covid, tu non è perché sono passati 10-15 giorni il tampone è diventato negativo, allora vai a lavorare, se continui a avere la gamba rotta, è perché lo stai certo. a casa. Domanda ulteriore che ci è arrivata, no prego Andrea, forse era sempre sul tema, la situazione attuale, il tracciamento a quanto ci dicono è di fatto saltato, quindi molto viene lasciato anche alla responsabilità dei singoli, perché sappiamo di casi di persone che magari a contatto con un positivo, il positivo viene ricontattato dall'ASL dopo 6 o 7 giorni, queste persone si mettono magari da sole in auto quarantena, vanno a fare un tampone o quant'altro, però è tutto molto lasciato alla responsabilità dei singoli, che in questo momento mi sembra di capire, penso che tu abbia anche delle prove più concrete. Sì, sicuramente, è vero, purtroppo è così, il sistema è saltato, non so se per demerito di qualcuno, sicuramente è stato un demerito, perdonatemi, di chi già da decenni non aggiornava mai i piani pandemici, e quindi stiamo parlando di un livello romano. Io ci sottolineo che comunque è passata un'estate tutto sommato abbastanza tranquilla, dove però i medici di base
soprattutto qualcuno più dedito a questo monitoraggio per passione proprio della statistica di questa situazione qua, bene, aveva già messo all'erba. Allora mi chiedo, ma se dei medici di base già da agosto, settembre, sono, guardate che non è proprio così schietta la cosa, chi è deputato a prevedere e a prendere le opportune contromisure, perché non l'ha fatto in estate? E già, magari mettendo qualche risorsa in più. Forte, perché ci dobbiamo trovare in merda di nuovo adesso? Oh ragazzi, stiamo iniziando il terzo anno di pandemia, parliamo ancora di emergenza sanitaria, ma non può essere un'emergenza organizzativa. E già, è proprio così. Sappiamo che avevi un appuntamento. Ti monto sopra in maniera maleducata, perché sono maleducato, sono incazzato, non ci sono altre parole. Il problema è che noi veniamo distratti dal nostro lavoro. Io ho bisogno di star dietro ai miei pazienti. E, consentitemi, vi chiedo scusa se non sono pronto come una volta a rispondermi. Ieri sera alle 9:30 rispondevo a messaggi giuntimi la mattina alle 8 per darvi l'idea del carico, perché dopo all'interno legge un attimino le prime parole, dice questo bisogna certificato in malattia, lo mettiamo in coda, ma se c'è uno che sta male devo rispondere a quello. Ieri mattina ero in fila all'ospedale per andare a prendere delle dosi di vaccino contro il Covid che somministrerò in questi giorni. Bene, il mio paziente, l'ho sentito, purtroppo Novax, ma non lo dico perché è Novax ed è ricoverato, povera stella, grazie a Dio non si è fatto un'embolia, però saturava 88-90, ho mandato il 118 subito a prenderlo, è ricoverato. C'è un polmone, ma ho una viremia altissima e c'è un polmone che non è messo bene per niente. Speriamo che guarisca. Ma queste sono le cose, porca vigliacca. La gente, i reparti sono pieni. Il problema, Simona, perdonami, anzi perdonatemi, il problema sta nella saturazione degli ospedali, in particolare della terapia intensiva. Dico un'esagerazione, la dico, una cattiveria. Non importano neanche tanti morti. Ma quanto la saturazione dell'ospedale, oggi ho sentito stamattina per il giornale che ascoltavo di alle 5 di Sky, lanciavano delle allarme i chirurghi, perché devono, insomma, costretti a rimandare gli interventi. Ma l'intervento non c'è solamente l'intervento per lunga incarnita, ci sono interventi molto, molto gravi, importanti che vengono rimandati. Io a quel mio paziente gli ho detto, alla moglie stamattina che l'ho sentita, dopo aver preso informazioni in ospedale, ho detto, io vorrei sapere chi è quel cretino che ha messo nella testa di tuo marito l'idea per cui ieri mi ha scritto, quando ho detto ma tu non sei vaccinato, e lui mi ha risposto no perché sono contro. Ma come sei contro? Come sei contro? Ma non fai quel lavoro, non sei immunologo, è una catena di fiducia che si è spezzata purtroppo in tanti casi, Corrado, dobbiamo dire. Ci sono tante persone che ancora, cioè che forse sono la maggioranza, si fidano del consiglio del proprio medico, si fidano di quello che viene loro. Ieri leggevamo proprio delle notizie anche di chi lavora nelle terapie intensive, nelle rianimazioni, c'era l'intervista a Gamberini, che è il direttore dell'unità operativa, e lui diceva proprio che lo sconforto più grande quando c'è il paziente che magari appunto è lì, che fa fatica a respirare, che dice no, lei non mi cura, lei non utilizza queste cose, ma che cosa mi sta facendo? Quando mai è successo questo? E quindi insomma effettivamente immaginiamo anche tutta questa tuo corretto scoramento, noi lo vorremmo anche raccontare al di là delle notizie che ci dai, dell'aiuto che ci dai anche a capire le cose così complicate, così paradossali, perché poi è proprio difficile trovare un filo della matassa, sentire quello che tu provi, che probabilmente è il sentimento di tanti tuoi colleghi, io credo che possa essere utile anche a chi ci ascolta, perché ci dà una visione di quello che sta accadendo. Se non fossero saturati gli ospedali e in modo particolare le rianimazioni, questa sarebbe in questo momento tra virgolette una banale influenza, dove, perché anche con l'influenza esistono le polmoniti interstiziali, esistono la complicazione di un quadro già grave, quindi tutta roba che ci sta. Il problema è che viene numeri così alti e di una gravità spaventosa, per cui si saturano gli ospedali,
e subito dopo si saturano le rianimazioni. Io non so, sono veramente... Corrado, penso se ho sbagliato anch'io da qualche parte, potevo essere più efficace. Noi sicuramente possiamo dirti, noi sicuramente spesso abbiamo sbagliato a raccontarla tutta questa vicenda. Ti chiediamo l'ultima cosa, perché il paziente alle 9:15 è già lì che bussa alla porta, come giusto che sia, e non vogliamo farlo attendere di più. Cioè, secondo te arriveremo a questo picco nel giro di poco, oppure la vedi ancora lunga questa situazione, questa strada verso l'uscita, questa ondata? Io la vedo ancora lunga e ti spiego e faccio mie le parole di Draghi, questa volta invece condivido. E poi cosa ha detto Draghi? Ha detto, per esempio, della scuola: è inutile che andiamo a chiudere la scuola quando poi, usciti da scuola, quei ragazzini vanno in palestra, in piscina, vanno al ristorante, allora mi chiedo, è possibile chiudere e fare di nuovo un lockdown? La passi, perché l'economia non reggerebbe. Ci vogliono comportamenti più saggi, ci vogliono comportamenti più coscienti e ci vogliono esempi. E l'esempio, perché l'uomo ha più bisogno di buoni esempi che di buoni maestri, e l'esempio deve essere prima di tutto in casa, genitori che non si mettono in testa, se fai un altro lavoro, se sei un avvocato, se sei un commesso, se sei un benzinaio, col diavolo che vuoi, se fai il pasticcere, ma per tale motivo ti permetti di dare consigli sanitari? Ma questo mio paziente, quando mi ha scritto, io non ci credo, come non ci credo? Ma no, qui non stiamo parlando di una religione. E poi, a parte, come ho detto con la mia paziente, se la vogliamo estremizzare, io dico una corbelleria, qualcuno dirà che sono impazzito, ma la medicina va vista come uno strumento che Dio ti dà, poi se te la vuoi usare, bene, se te la vuoi usare, ma va a quel paese, ti dico, vai a quel paese finché non sei pericolo per altri, ma quando diventi pericolo per altri non invochiamo cose strane, altre cose. Adesso, quindi, dire che il medico è uno strumento di Dio sembra un delirio di onnipotenza, ma in realtà è così. Dio ti dà degli strumenti, poi sta a te usarli. Corrado, grazie. Noi ti ringraziamo. Del tuo tempo, delle tue energie, del tuo modo così. E ci scusiamo col paziente in coda. Avevamo preso l'appuntamento, però. Ci mancherebbe, vi ringrazio per l'attività di informazione. Forse bisognerebbe che voi, autorizzati dalla direzione sanitaria, con le autorizzazioni dei pazienti a farsi filmare, andate a fare un giro dentro nei reparti e vedere com'è che è. Già. Perché credetemi che se un'azienda sanitaria è costretta a riaprire dei reparti, non lo fa a cuor leggero, reparti Covid lasciando altre persone fuori. Non lo fa a cuor leggero, assolutamente, ma è perché è costretta. Tra l'altro sono costi di più. A proposito, quanto costa un posto letto? Io lo fermo qualche anno fa, costava 800 euro al giorno. Quindi rimaniamo intorno ai 1000. Ma quanto costa un posto di rianimazione? Costa migliaia e migliaia di euro al giorno.